Grazie al professor Riccardo Chieppa. E ora le conclusioni, e un attimo però, prima delle conclusioni del professor Cesare Mirabelli, altro presidente emerito della Corte Costituzionale, una comunicazione velocissima di Daniela Commendulli, presidente dell'associazione SUM, Stati Uniti del Mondo, sul caso giuridico del deperimento degli ulivi secolari del Salento. Una comunicazione giuridico? Io davvero 10 minuti, non di più. Non parliamo di OGM stasera, anche se appunto rappresento l'associazione Stati Uniti / Popoli, per intendere i nostri stati sono Popoli Uniti. Con il professor Altieri, con il dottor Zucconi, siamo vecchie conoscenze proprio perché impegnati nella lotta contro gli OGM. Siamo stati autori e fautori di un grosso progetto che stiamo portando in India, perché l'India ha visto davvero sulla sua pelle che cosa succede quando si coltiva OGM, il famoso cotone di cotton. Poi siamo anche promotori di una campagna in Puglia, proprio indetta insieme a loro nel 2010, intitolata Puglia libera da OGM. Però io stasera non vi parlo di questo, vi parlo dell'ultima realtà che attraverso il comitato Salviamo Ora il Salento, di cui io rappresento, stiamo vivendo in Puglia. Penso che, e qui grazie perché stiamo riuscendo a portare fuori un attimo la vera informazione che dall'inizio dell'anno stiamo vivendo noi, soprattutto realtà del biologico, per questo grosso problema della xylella. Avrete saputo, penso attraverso i mass media, di quello che si sta vivendo con queste zone identificate attraverso un progetto regionale, ministeriale, peccato che appunto non ci sia poi più l'esponente della forestale, perché qui abbiamo invece questo commissario, il commissario Silletti, che sta adoperandosi per veramente fare terra bruciata di una realtà secolare. Parliamo di ulivi secolari. Sono a rischio 8 milioni di alberi, dove senza la prova di patogenicità del batterio xylella si vuole fare veramente terra bruciata. Ultimamente su 8 esemplari trovati infetti nella famosa zona identificata, zona di contenimento, perché io faccio parte già della zona persa, cioè noi salentini siamo ormai per loro contaminati, siamo aziende che non vedranno assolutamente secondo loro luce. Ma appunto perché ormai già tutti contaminati, l'importante adesso è non far uscire dalla regione Puglia, cioè dal Salento, questo batterio, perché non possa contaminare oltre l'Italia. Beh, è già stata provata ormai che oltre la zona regionale nostra, la nostra zona. Pertanto non è vero che siamo stati noi a contaminare, ma è un batterio, e qui la storia parte dal porto di Rotterdam, dobbiamo tornare nel 2010, ci sono state delle mancanze da parte della regione fortissime, non si sono perso per società, non lo so, comunque c'è un'indagine appunto della procura di Lecce che sta portando avanti questo, pertanto sicuramente ci saranno anche delle cose non chiare che a loro dovranno poi invece chiarire. Com'è che questo batterio, che è entrato non si sa come, per incuria, per superficialità, sta in realtà diffondendo e creando, ma non il batterio, attenzione, io vi posso testimoniare che per comodità di informazione parliamo di xylella perché così tutti capiscono subito di che cosa stiamo parlando, ma c'è in atto un disseccamento rapido degli ulivi. Certo che c'è qualcosa in atto, ma non ad addebitarsi a un semplice batterio che non chiede altro che se gli si toglie il suo habitat da qualche parte deve anche lui convivere. Pertanto stanno intaccando un ecosistema. E tutto questo perché? Perché io appunto vi testimonio che dopo 50 anni di pesticidi, di erbicidi, il professor Aldieri è venuto, ha visto esattamente come viene trattata questa terra da tanti, è chiaro
che se un batterio non ha da nutrirsi, da qualche parte va a toccare, a cercare di riportarsi chiaramente al suo nutrimento. Ma non è affatto, ripeto, vero quello che purtroppo i mass media stanno riportando al pubblico, diciamo alla nazione. E io che cosa rappresento? Rappresento queste realtà di agricoltori biologici, che con il 1° di aprile avremmo dovuto chiudere i battenti. Perché? Perché in questo piano veramente assurdo del gennaio 2015, il piano prima la determina regionale, poi il piano Silletti, vede che anche noi, mondo biologico certificato, pertanto riconosciuti, dobbiamo irrorare le nostre terre, dobbiamo irrorare con dei pesticidi, perché dobbiamo fare lotta al cosiddetto piccolo vettore, portatore del batterio. Beh, sapete meglio di me, ormai il mondo del biologico appunto è in espansione, noi non siamo stati minimamente considerati, nonostante gli appelli di una veramente tavola, di una considerazione, noi del biologico dovevamo irrorare il pesticida, cadeva immediatamente la certificazione. Noi siamo veramente le vittime di un sconsiderato modo di vedere il problema. Se il problema c'è, dovrebbe essere, a nostro avviso, ed è quello che stiamo chiedendo, lo studio. Prima di tutto una cura, c'è qualche cosa che sta avvenendo, come la curiamo? Non è possibile pensare all'eradicazione del batterio e di conseguenza tu pensi che il tuo problema, ammesso che sia quello, lo vedi solo nello sradicare alberi millenari, cioè non provi neanche a pensare di dargli una chance. Io mi chiedo cosa avranno mai visto questi ulivi in tutti questi loro anni, se potessero parlare chissà quante cose avranno visto e quante malattie avranno dovuto sopportare, eppure ce l'hanno sempre fatta. Li tagli e loro rigettano, li distruggi e loro rigettano. Perché questa volta no? Perché non dare una cura? No, la cura è albero infetto, 100 metri di raggio intorno all'albero infetto, signori, sono più di 3 ettari. Indipendentemente che ci siano o non ci siano alberi provati infetti, vanno eradicati, sradicati, e poi divieto di reimpianto. Guardate, noi stiamo vivendo una realtà tremenda, che è ora che vada fuori dal confine salentino, che veramente faccia capire che oggi noi siamo minacciati, ma qui c'è un sistema che vuole minacciare tutti, perché noi aziende perché non abbiamo diritto a vivere? Perché noi non possiamo essere tutelate? Allora ci siamo dovuti rivolgere, e l'unica possibilità, abbiamo fatto ricorso al TAR del Lazio. Necessariamente dovevamo tutelarci, non potevamo chiudere le aziende. Io ho un'azienda di 24 anni che sono in Puglia e sono andata in Puglia, io sono bergamasca, sono andata in Puglia per fare il biologico. Io ci credo fortemente in questa ripresa, che la buona agricoltura sia biologica, che poi è l'agricoltura davvero che facevano i nostri nonni, poi adesso identifichiamola nel biologico, giusto per riuscire a dargli un nome. Ci dobbiamo per forza rivolgere al TAR del Lazio. Il TAR del Lazio ci dà la sospensiva. Noi 26 piccole aziende biologiche, io ho un'azienda orto-olivicola, tanti altri invece sono solo olivicole, il giudice ci dà la sospensiva. Che cosa succede? Ministro, regione, commissario, non gli sta bene questa nostra sospensiva. Ci fanno ricorso al Consiglio di Stato, diretto, monocratico, 24 ore, o questa sentenza ci viene tolta o ci viene riconfermata. Il giudice ce la riconferma e noi di conseguenza abbiamo ancora la possibilità di non essere toccati. Pertanto fino al 16 di dicembre questo non avverrà. Che cosa avviene però?
di nuovo piano Silletti, pertanto rivisto, ripeggiorato, perché se in un primo momento pensiamo che forse il prodotto pesticida a noi aziende del bio venga tolto, infatti si nomina che nelle zone di contenimento laddove possano esserci aziende biologiche loro potranno eventualmente usare non il pesticida ma un prodotto ecocompatibile. Noi che viviamo invece nella zona contaminata, a noi no, a noi viene tolta questa possibilità, anzi viene aggiunto l'erbicida. Pertanto, non solo il pesticida, pure l'erbicida, eppure il Parlamento europeo decide sulla nostra testa, non solo lo Stato italiano. Adesso ci si è messo Silletti col secondo piano, per il quale abbiamo dovuto fare di nuovo motivi aggiunti per il ricorso al TAR. Ma adesso abbiamo dovuto appellarci all'Europa e di conseguenza siamo in attesa di essere appunto accolti, ce lo auguriamo, al Tribunale Costituzionale di Lussemburgo. È una lotta che, ecco, io vi chiedo la possibilità di firmare. Qui fuori noi abbiamo appunto il nostro banchetto, noi del comitato appunto Salviamo Ora il Salento, in sigla SOS, perché è un SOS davvero che noi stiamo cercando di lanciare, in modo da poter eventualmente il 16 di dicembre, che è la prima nostra udienza, dimostrare anche a questo giudice che chiaramente c'è una volontà non solo di noi aziende piccole, che è giusto che veniamo e che chiediamo di essere tutelati nei nostri diritti, ma noi vogliamo andare veramente a discutere come mai davanti a una cosa del genere non si pensi prima alla cura, prima appunto a sperimentazioni, e invece è tutto passato, esatto, all'eutanasia, esatto, perfettamente. Pertanto, se cortesemente volete porre la vostra firma, sì, sì, è importante il sostegno proprio di volontà popolare. Grazie. Grazie.